Caro amico, ti scrivo, così mi distraggo un po'. Arriva il 2013, lei cosa si aspetta? Un anno in cui migliorerà senz'altro qualcosa. Ci mettiamo un po' di entusiasmo, un po' di buona volontà, senz'altro andremo meglio. Mi aspetto un anno sicuramente difficile, come è stato il 2012, però con la speranza almeno che i sacrifici fatti dagli italiani non rimangano in vano. L'anno vecchio è finito ormai, ma qualcosa ancora qui non va. Ancora poche ore e sarà tempo di lasciarsi il 2012 alle spalle, un anno bisestile e difficile per molti. E così, mentre la mezzanotte del 31 dicembre si avvicina, gli italiani si dividono tra ottimisti e preoccupati, tra chi guarda il nuovo anno con speranza e chi invece teme che il 2013 possa essere perfino peggiore. Penso che sarà un anno molto triste. Col governo che abbiamo, con la politica che abbiamo oggi, non va bene. Ma spero meglio di quello del passato, solo quello. Speriamo un cambiamento politico, è la prima cosa, un cambio netto, totale. Il ceto medio è massacrato in buona sostanza, quindi cosa vuole che mi aspetti? Mi auguro che qualche personaggio sensato della nostra politica faccia qualcosa di positivo. Che sia esattamente come il 2012, perché per me è stato un bell'anno. Spero che riusciamo ad andare a convivere finalmente nel 2013. Tra un piatto di lenticchie e un brindisi, però, all'ultimo dell'anno saranno in tanti a esprimere un desiderio, magari personale, per l'anno che verrà. Di mantenere anche il lavoro. Sì, assolutamente il lavoro. Lo scudetto 31 della Juve, la Champions League. Di raggiungere i miei obiettivi e i miei scopi e che sia un anno felice. Un anno spumeggiante. Addirittura sì, addirittura ci credo.